Andando molto bene la manifestazione, questa nona edizione, nata dal contributo di molte persone, in primis dall'idea della dottoressa psicologa e psicoterapeuta Maria Pia Minotti, da Marco Pareti che sta prendendo le redini di questa manifestazione, che ricordo che oggi è la nona edizione. Marco Pareti, presidente della neonata associazione APS Fiabando. Ci saranno una manifestazione molto ricca nell'edizione di quest'anno, che è partita adesso con la banda cittadina di Tuoro e di Pozzuolo, che sta proseguendo con il Mago, con lo spettacolo di Bolle, che proseguirà con tutto un programma itinerante di letture e di scritture. Poi ci saranno oggi pomeriggio gli sbandieratori di Città della Pieve, le letture della biblioteca di Passignano e Tuoro sul Trasimeno, il concorso letterario di Gianluca Bertoni, è la prima volta che viene fatto un concorso letterario sulla fiaba, un concorso letterario a premi. Ci sarà poi lo spettacolo di Annalisa Baldi, ci sono i legionari che ci saranno durante tutta la giornata. Insomma, una edizione veramente densa, ricca, incentrata su quello che è la fiaba, il mondo della fiaba, il ruolo educativo e pedagogico della fiaba. Edizione, manifestazione su cui da sempre ha creduto molto non solo l'amministrazione di Tuoro, e quindi in questo caso l'amministrazione che rappresento, tutto il Consiglio Comunale e ancor più la Giunta Comunale, ma che da sempre ha creduto anche il GAL Trasimeno Orvietano. E infatti questa mattina con noi c'è anche la dottoressa Francesca Caproni, che è la presidente. E un ringraziamento va, come già ho detto prima, alla dottoressa Maria Pia Minotti, al nostro carissimo Marco Pareti, alla dottoressa Francesca Caproni, a tutti i partecipanti e anche alla Proloco di Tuoro e di Isola Maggiore. Fiabando, non poteva mancare un mago, e un mago come Andrea è veramente fenomenale. Ti abbiamo visto all'opera, tanti bambini, quindi perciò una soddisfazione. Ma tantissimo, guarda, intanto ringrazio l'organizzazione che mi ha dato l'opportunità di partecipare a questo evento meraviglioso, Fiabando. Domenica mattina a 10:30 mi sono esibito e c'erano comunque veramente tanti bambini, non me l'aspettavo, mi sono divertito, i bambini anche, questa è la cosa più bella, guarda. In effetti io ero lì per le riprese di backstage e i ragazzini erano veramente, li avevi stregati. Era vero, no, è la cosa più bella, guarda, io quando, a parte tutto, a parte quello che faccio, ma che i bambini sorridono e ti guardano e vedono in te un qualcosa di magico, di un sogno, insomma è questo che vogliamo dare ai bambini, e quindi farli sognare, farli ancora continuare a sognare. E in effetti te devo dire la verità, poi questi, i bambini sono veramente sinceri, capito, si divertono e sono senza nessuna, e quindi perciò è vero, ma si vede dagli occhi, cioè io quando mi esibisco guardo proprio gli occhi dei bambini, gli brillano. E il mio spettacolo è un crescendo e quindi piano piano riesco a tenerli sempre attaccati al terreno senza che si alzano, anche un'ora e mezzo di spettacolo. Il bello è questo, perché loro fondamentalmente sono puri e sono il nostro futuro, e quindi gli voglio bene, ma proprio bene da morire, guarda. È così, Magic Andrea è questo. Di qui adesso non possiamo fare nessuna magia perché non c'hai, se può fare. Proviamo, posso scomparire come l'altra volta? Quella l'abbiamo fatta tante volte, l'abbiamo fatta. Proviamo, non lo so, che ci viene in mente, cosa vogliamo fare? Vogliamo fare quella del portafogli? Quella
è stata già fatta. No, magari allora ne facciamo una per la camera. Allora, guarda, vieni davanti così ti vedono. Ok, guarda, allora vediamo un po'. Waccia! L'orecchio, una moneta! Incredibile, una moneta, guardate! Però questa moneta però... Andare, mangiarla e fanno uscire l'orecchia. Non solo. Allora, se prendiamo. Uno, due, tre. Fantastico! È scomparsa, non c'è più. È scomparsa. Fantastico, spettacolare. È un grande questo mago, è un grande. Ciao sei Andrea. Un grandissimo amico, ogni volta ci becchiamo per i nostri eventi, cioè onnipresente. E che? È proprio così. Sarà il destino che i ci. I più importanti poi, i più belli. I più belli, chiaramente. Ciao Magi. Grazie a tutti voi, ciao, scompaia. Sì, anche questa iniziativa è sold out, se Dio vuole, la soddisfazione di vedere gruppi che arrivano, organizzati. Fiabando è un evento innanzitutto che sta allungando la stagione turistica qui a Isola, perché è fatto a fine settembre, diciamo, no? Questo significa dare una continuità e, diciamo, nel tempo, in un periodo dove, insomma, il turismo sta finendo perché le scuole sono riaperte e tutto quanto. Però è una grande soddisfazione vedere traghetti pieni che arrivano, e quindi anche questa iniziativa è sold out come tutte quelle che abbiamo fatto finora. È un modo di passare una giornata nella spensieratezza delle favole, per bambini ma anche per adulti, perché diciamo che le favole ricordano un po' questa infanzia, l'infanzia di tutti noi, che in genere è il periodo più bello della vita, no? Perché la spensieratezza, il modo di affrontare favole nella tradizione, quindi che raccontano il territorio, ma anche nell'innovazione, quindi le bellezze di Isola, che è un borgo meraviglioso, che è un borgo ancora intatto, borgo dei pescatori, è un borgo che ha il suo fascino, con la dolcezza di Fiabando e della fiaba, che poi, no, insomma, ci toglie un po' dalla quotidianità e ci arricchisce la fantasia. Rivolgiamo un pensiero anche per Marco Pareti, che ci sta aspettando. Lui purtroppo è malato e quindi non può essere presente. E gli dico la verità, Marco, di qui te sei perso uno spettacolo veramente importante. Assolutamente, Marco ci manca, quest'anno è una new entry a Fiabando e per questo Fiabando è cresciuto, è arricchito, diciamo, di tante iniziative, perché lui è ambasciatore della cultura nel Trastevere, questo ci fa piacere. E lo conosco da poco tempo, però abbiamo fatto delle bellissime cose insieme e quindi ci manchi, ma il prossimo anno ti aspettiamo per il decennale. Quindi perciò non ci resta che salutare Marco, che è proprio il braccio di questa situazione e ci manca. Assolutamente sì, un ringraziamento ovviamente anche al Comune, a Maria Pia Minotti, che è stata l'ispiratrice 9 anni fa di tutto questo, però lavorare insieme, lavorare in squadra significa crescere e fare delle cose più importanti, come è la nona edizione. Ma questo però dobbiamo molto anche al GAL Trasimeno Orvietano, perché è veramente importante su questa manifestazione. Sì, noi ci crediamo, la sosteniamo da qualche anno, continueremo a sostenere, perché diciamo è un tema anche questo che ha la sua rilevanza, è un tema che è una parte della cultura, quindi per noi, diciamo, è una cosa importante. Poi l'isola maggiore, sosteniamo il Merletto, che diventerà, diciamo, sta nel tavolo per il riconoscimento patrimonio immateriale dell'UNESCO, e tante belle cose, una natura incontaminata, un lago che ci addolcisce i nostri cuori, quindi quale migliore situazione. Infatti con i gabbiani che ci accompagnano tutto il tragitto, che è bellissimo poi. Assolutamente sì, ma poi c'è una fauna e una flora al lago Trasimeno molto particolare, oltre ai gabbiani abbiamo visto venendo qua gli aironi, e sono veramente, è veramente affascinante, cioè dove ti giri vedi delle cose che normalmente nella vita quotidiana non vedi, e quindi i fagiani che camminano quindi disturbati, le lepre, no? E quindi di qui c'è di tutto e di più, veramente. Vi invito veramente a venire a Isola, a visitarla, a parte in questa occasione, ma anche durante tutto l'arco dell'anno.
Assolutamente sì, anche durante tutto l'arco dell'anno, perché è un posto speciale. Oggi si è dedicato su queste fiabe con questi amici, che è veramente stata una follia di piacere. Sono d'accordo, è nella follia che abbiamo viaggiato, ma quella fiabesca, quella poetica, quella della musica, è quella che ci induce ogni giorno a fare nuovi percorsi e accettare nuove sfide. Questa è stata una sfida che abbiamo accolto già tempo fa in un altro lago, il lago di Piediluco, e ci ha condotto fino a qua, al Trasimeno, a Fiabando, che da 9 anni è un po' il regno delle fiabe. In questa fiaba gli interpreti sono stati i giovani della Casa del Giovane, giovani nell'anima, nello spirito e nella poesia. Qui abbiamo Luca a rappresentare tutti loro, che mi ha appena fatto dono di questa sua opera. Qui ci sono un po' tante fiabe da raccontare, tanti colori, tante pagine. Una a una racconta un istante una fiaba diversa, esattamente come quella che abbiamo raccontato. Anni fa io raccontai questa fiaba che parla dell'Umbria, ma da lì, che c'era una volta, tante altre fiabe sono cresciute e tante altre cresceranno. Io ho trovato in questa compagnia della Casa del Giovane, fatta di tante voci diverse, accomunate da magari un lungo silenzio che per anni sono stati sopiti e ultimamente stanno tirando veramente noi dentro la loro fiaba. Dico di noi perché c'è il pittore Leonardo Martellucci, la dottoressa Emanuela Boccacani, lo scrittore Paolo Chiappavento, ma insieme a tanti altri operatori, adesso avrò il piacere di presentarli e li conoscerete insieme agli attori, ma la cosa bella di questa fiaba, che oggi ha raccontato il silenzio, un silenzio lungo che finalmente abbiamo ascoltato, ha dato la stura a tante altre idee. Qui dentro ci sono tante altre idee, tante altre fiabe in questo manufatto di Luca, che racconteranno nuove fiabe. La prossima, l'ottava nota, porterà all'ultima ruota del carro, quella che tutti pensiamo: ma io sono l'ottava, io sono l'ultima ruota del carro, io non sono così importante. Chiedete a lui, no, chiedete all'ultima ruota del carro e ascolterete quell'ottava nota del silenzio quanto ha da raccontare. Loro, diciamo, abbiamo iniziato questa esperienza grazie a Stefano De Maio, è stata veramente un mettersi in gioco. Ecco, questo mi viene, la prima cosa che mi viene da dire è questa, che la sensazione è stata quella proprio di mettersi in gioco, perché ovviamente nessuno di noi aveva, no, pensato di rivestire l'abito dell'attore, né tantomeno di lavorare su una compagnia così ricca e in contesti così diversi. Quindi abbiamo iniziato a Piediluco, che è un po' la nostra sede naturale, ovviamente noi la Casa del Giovane è lì da tanti anni e poi ecco oggi ci troviamo qui e grazie davvero all'organizzazione che ha permesso tutto questo. Per noi è un'esperienza di grande significato, innanzitutto perché questa possibilità di stare insieme, raccontare di noi e dire quelle cose che inconsciamente portiamo dentro e che in qualche modo la fotografia, la musica di Manuela, le parole di Stefano sono riuscite a tirarci fuori, perché poi in realtà è stato proprio questo, noi non ci siamo molto soffermati, ma è stato questo insieme che ci ha dato la possibilità di tirare fuori quella parte di noi così interiore, così nascosta, così nemmeno immaginabile, e quindi capiamo quindi da questo il grande e profondo significato che ha questa esperienza, che poi si cala nell'esperienza di ognuno di noi. Ecco, io sì sono la responsabile, ma vivo quotidianamente con loro, quindi sono assolutamente dentro tutte le problematiche quotidiane, dalle più piccole organizzative a quelle più grandi, che invece rivestono questo progettare la propria vita in un modo nuovo, in un modo sereno e che è in grado poi di affrontare le vere difficoltà. E questa è stata una delle tante difficoltà, perché avere il coraggio di venire qui e dire delle cose non è facile, quindi grazie veramente a questa iniziativa di Stefano, di Emanuela, di Paolo, quindi ecco, il gruppo, la forza nostra è lo stare insieme al gruppo che ci... Sì, in effetti io vorrei aggiungere anche Marco Pareti, che è stato proprio un promotore di questa manifestazione, ma non soltanto, perché poi Marco Pareti, dovete sapere che è stato un po' a lanciare l'idea un anno fa circa a Stefano De Maio, che anzi chiamo di venire anche di unirsi con noi,
proprio per fare, diciamo, un ponte, darci una mano dal lago di Piediluco con il lago Trasimeno, e ci stiamo riuscendo alla grande, perché oggi è stato veramente un successo. Tu che ne dici, Stefano? Hai detto benissimo, perché eravamo in due, io, Marco Pareti e Sandro Mastrini, a sognare questo ponte d'acqua già ormai più di un anno fa sulla riva del lago di Piediluco, e devo dire non è la prima volta, per fortuna, si è già realizzata in diverse occasioni, sempre su varie rive dei rispettivi laghi e poi sempre con argomenti veramente diversi. Siamo passati dal giallo, il giallo Trasimeno, da eccezionalmente il Festival della Mente, ma siamo passati attraverso Accade al tramonto, quindi con l'editoria e con romanzo. Tante forme artistiche diverse, tante forme che contemplano tanti linguaggi. Mi permetto di sottolineare che qui la presenza di noi attori ultime ruote del carro è stata corroborata da due presenze artistiche di rilievo: quella di Leonardo Martellucci, il pittore che ha espresso i colori dell'acqua con delle sue opere, e dalla dottoressa Emanuela Boccacani, che abbiamo recuperato, si era persa. Lei era una concertista che purtroppo si è messa a fare il dottore della musicoterapia, l'abbiamo recuperata come concertista. Adesso è duplice la sua attività, sia artistica che sociale, quella di raccontare la musica sia nei concerti. Ieri eravamo al Teatro Romano di Spoleto, per la giornata europea del patrimonio culturale, e lì ha interpretato magistralmente il suo ruolo di concertista, ma oggi era qui come musicoterapeuta e ha tirato le fila di questa fiaba del silenzio. Quindi grazie a Leonardo Martellucci con la sua pittura, grazie alla dottoressa Emanuela Boccacani con la sua musica del silenzio. Per me è una grandissima emozione ogni volta, perché ogni volta è sempre diverso, anche con le stesse persone. Quindi, nonostante tanti anni io lavori nel sociale, sono da molti anni che lavoro nel sociale, non riesco sempre ad emozionarmi. Quindi ringrazio tutti, ringrazio Stefano che mi ha dato questa opportunità. E come diceva, per me proprio, lo ricordo, il 10 luglio a Piediluco l'anno scorso, insomma la scorsa estate, è stato il momento in cui dopo tanti anni ho ripreso a suonare il flauto, quindi per me è un ricordo e un'emozione che rimarrà sempre impressa. Grazie appunto per avermi dato nuovamente grande emozione e grande stimolo. Allora possiamo dire che questi ragazzi, chiamiamoli ragazzi, sono adulti, sono riusciti a darti uno stimolo veramente importante per la tua carriera. Sì, assolutamente, anche perché calcoliamo che partiamo da un'improvvisazione, per cui io ascolto e osservo loro e mi lascio andare, quindi parte proprio dall'anima, un ricevere, un dare, un avere veramente profondo, quindi no, non ci sono altre parole, è un sentire molto profondo. Normalmente si dice che i pittori, no, dipingono molto e parlano poco. Bene, ci sta. Però dico anche una cosa, che in questo caso il pittore ha un po' il compito di scendere nel mistero per poi risalire con delle risposte. Beh, io dico che è difficile risalire con delle risposte, anzi, normalmente io, se scendo in qualche mistero, raramente ci riesco, ma quando ci riesco risalgo con immensi dubbi, e questo mi fa molto molto piacere, perché è proprio il dubbio che è la mia risposta. Però in questa volta, in questo progetto, che è eccezionalmente, questi ragazzi devo dire che mi hanno trainato in un grandissimo mistero, che è quello appunto di questa mente eccezionale, e per una volta sono tornato senza dubbi, ma sono tornato con una risposta, che è proprio questa bellezza celata, nascosta, no? E finalmente l'ho vista, quindi è una certezza, non è più un dubbio. Io ti dico la verità, stai dicendo le parole veramente, veramente interessanti, e c'è da dire anche che sono dei ragazzi, sotto sotto, ti dico la verità, ci avranno un problema, ma sono eccezionali, ispirano fiducia, e quindi perciò ispirano anche l'artista, anche il pittore. Senza dubbio sì, ma il pittore è un essere umano, cioè come tutti gli altri. Forse ha quella dote di dipingere, ma come chi ce l'ha, chi lo scrive, chi cucina, chi corre, cioè delle attitudini e virtù sono fondamentali. L'importante è che nella virtù ci sia sempre un merito, non tanto l'essere riconosciuto dagli altri, ma quanto tu sai che quella virtù ha funzionato per poi trovare un percorso. In questo caso la mia fortuna di saper dipingere, o meglio, di aver tentato per tutta la vita fino adesso di dipingere, e ovviamente l'opera migliore ancora dovrò farla, ma con loro è stato
un esperimento bellissimo, perché appunto queste menti sono eccezionali e ti rendi conto che non sono stato per una volta, o meglio, per l'ennesima volta, sono io ad assorbire e imparare, sono io che dico grazie. Cioè, loro hanno detto a me grazie che sei venuto per dipingere, ma dico grazie a voi, perché sennò non avrei dipinto quello che ho fatto. Quindi posso soltanto che ringraziarli, e mi lego alla frase di Stefano che diceva l'ultima ruota del carro. Sia la prima che l'ultima sono fondamentali per la stabilità del carro, no? Ecco, noi siamo un po' sull'ultima perché ci piace così, però è fondamentale. Io innanzitutto sono felicissima di essere qui, non mi aspettavo assolutamente di vincere e quindi sono ancora più felice in un posto che secondo me è davvero fiabesco, perché è bellissimo, c'è un'isola in mezzo al lago con un castello, c'è un'ambientazione veramente fantastica. E sono davvero contentissima di aver fatto questa esperienza, secondo me davvero organizzata benissimo, cioè un evento culturale davvero molto molto interessante. E cosa dire, insomma, onorata di aver partecipato, ecco. Ecco, ma tu questa fiaba è ispirata a che cosa? Sì, allora io fin da quando ero piccola ovviamente sono sempre stata una assidua lettrice proprio di fiabe, cioè penso di aver letto tutte le fiabe esistenti al mondo, e poi crescendo ho iniziato a appassionarmi di letteratura, soprattutto fantasy, quindi diciamo che per me il mondo della fantasia conta tanto quanto quello reale, cioè un mondo quasi più reale del mondo reale, e quindi cioè, si ispira a tutto quello che ho nella testa, insomma, che è davvero tanto, cioè draghi, streghe, maghi e quant'altro, e quindi soprattutto a tutti i libri che ho letto. Poi una cosa che ci tenevo comunque a dire è che questa fiaba, il cui titolo è Alba il drago bianco, è dedicata a mia madre, che purtroppo 3 anni fa è venuta a mancare. Mia madre si chiamava Rosalba, quindi la protagonista è ispirata a lei, si chiama Alba. E mamma comunque è stata lei che fin da quando ero piccola mi ha comprato tanti libri di fiabe e quindi mi ha, come dire, introdotta in questo mondo di fantasia che ancora oggi mi piace tantissimo, come si vede insomma anche dal vestito che indosso. Affiabando nell'isola che c'è anche Giuliana Baldoni con la sua arte e i suoi artisti, e ci sono anche le opere d'arte dei bambini, credo siano qualcosa del genere, e che vedete esposte alle nostre spalle. Allora Giuliana, un'edizione, questa è la 9ª edizione di Fiabando, che si sta veramente evolvendo, sempre più bella, sempre più interessante. Veramente, oggi un pienone di gente, diciamo. Guarda, l'isola è proprio animata da tantissimi spettatori, visitatori, a vedere le gioie proprio di questa bella giornata dedicata alla fiaba. E noi come artisti abbiamo dato il nostro. Ci sono stati molti pittori scappati via da 4 gocce d'acqua, ma i più resistenti sono stati dei ragazzi, Brian e Dylan, che sono proprio venuti con la nonna e hanno fatto delle bellissime opere. Poi qui abbiamo la Spinelli, la Latini, Fusconi e altri ancora, che hanno proprio allietato con le loro opere e questa bellissima giornata. Ci manca un pochino Marco? Ma Marco, certo, era l'anima, diciamo, oltre a Maria Pia Minotti erano i due elementi clou della situazione. Ogni tanto lo chiamiamo al telefono, lui ci risponde, ci dà delle coordinate, ma bocca al lupo Marco, forza! Per fortuna è stata una giornata ricca, partecipata, venivamo dagli ultimi 2 anni che causa il cattivo tempo sfortunatamente Fiabando aveva risentito, ma oggi è stata una giornata di sole, piena di gente, molto partecipata e sono felicissimo di questo. La 9ª edizione è nata con Maria Pia Minotti e la ringrazio perché comunque sia è la madrina di Fiabando, persona di riferimento per tutti, ma devo dire che questo grande successo è merito anche dell'amico Marco Pareti, nonché presidente dell'associazione Fiabando, di Bertoni, del GAL, e l'amministrazione di Tuoro ha fatto da collante, crede in tutte le varie iniziative che vengono promosse qui a Isola Maggiore e
cerchiamo il più possibile di convogliare le risorse per promuovere questo bellissimo posto. Come sottolinea Maria Pia Minotti, siamo proprio al tramonto e al tramonto incontriamo proprio la regina delle fiabe, Maria Pia Minotti. Un successo strepitoso quest'anno, veramente. Sì, però è principalmente opera di Marco, perché io, non essendo umbra, non ho la possibilità di contattare tutte le persone che lui ha, di contattare tutte le conoscenze che ha. Quindi Marco, chiaramente in sinergia con me, con Valentina, con altre persone che oggi hanno lavorato molto, tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con me l'hanno fatta sempre a titolo gratuito. Siamo, diciamo, una massa di matti volontari che abbiamo messo al servizio degli altri e della gioia la propria persona. E quindi avere come compagno Marco, come compagno d'avventura Marco, Francesca Caproni, Marco Pareti, Francesca Caproni, ma anche l'amministrazione comunale, sin dalla prima, di cui si innamorò appunto l'assessore alla cultura dell'allora amministrazione, Lorenzo Borgia, del 2011, che organizzò immediatamente io organizzai il Volengì a Veglia con gli anziani di qui, e lui organizzò un'apericena con mia conferenza per dare il via al laboratorio sulla fiaba, che è nato qui nell'inverno del 2012-13 fino a oggi. In effetti oggi, questo siamo al nono anno, prossimo anno sarebbe il decimo, e devo dire la verità, state mettendo le basi perché il decimo anno, che sarebbe il prossimo, sicuramente sarà un'esplosione di gioia e di bellezza. Sì, specialmente in questo luogo, che è un altrove. Cioè, il discorso del mettere tra la terraferma e l'isola l'acqua, e quindi lasciarsi andare, cullare dalle onde, e l'acqua poi è fonte, non solo è simbolo dell'inconscio, ma dell'intuizione. Quindi lasciarsi andare proprio a questo. Proprio quando uno sbarca, o almeno quando io l'ho scelta, sono sbarcata qui nel 77 e mi sono innamorata di questo luogo. Non so che cosa ci fosse, ma ho cercato in tutte le maniere di convincere il cosiddetto marchesino Guglielmi a vendermi quello che è il mulino, che io chiamavo il faro, no? E già avevo fatto tutti i miei conti, no? Come fare per acquistarlo, perché non avevo una briccola di una lira e niente. E dopo invece era passato un po', non nel dimenticatoio, ma avevo dovuto dar precedenza ad altre cose, e però appena mi è capitata l'occasione sono arrivata. Ma secondo te, no, io sto pensando, non stiamo fiabando l'isola che c'è, ma siamo realmente in una fiaba o siamo così? Allora, da una parte tutto è fiaba e dall'altro tutto è finto. Anche nella fiaba nulla è come appare, perché appaiono i simboli che noi usiamo, cioè dei significati che hanno significanti tanti diversi dietro. E quindi è così la nostra vita. E anche l'isola. E per salutarci, per concludere questa bellissima giornata, che veramente è stata di tutte di più, perché avvenimenti di tutti i tipi, veramente siamo entrati nella fiaba da tutti i lati, di tutto sommato,
con che saluto vogliamo salutare i nostri amici che ci seguono da casa? Allora, che vengano l'anno 21 e scrivino la propria fiaba e che leggano fiabe e le leggano ai loro bambini, facendo delle bellissime carezze calde e morbidi ai bambini. E allora, amici, ascoltate il consiglio di Maria Pia Pinotti, perché lei non è in una fiaba, è una realtà, ma è una nonna e che sa raccontare le fiabe. Grazie, amici. Grazie a te.